Ciao a tutti amici dell'Olivo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una potatura di allevamento a vaso policonico su questa pianta qui. Questa pianta è stata posta a dimora all'incirca 2 anni e mezzo fa e si trova in un ottimo stato di salute. La varietà è Leccino. Oggi andiamo ad individuare quelle 3, 4, 5 branche indispensabili quindi per quanto riguarda l'individuazione e la creazione della struttura della forma di allevamento a vaso policonico. Guardiamo la pianta più da vicino. L'altezza a cui vogliamo impalcare questa pianta deve essere di circa, diciamo, minimo 1 metro. La cerchiamo. E quindi qui, come possiamo vedere, a questa altezza abbiamo già le nostre branche molto ben disposte. Tuttavia questa branca qui si trova estremamente verticale, quest'altra è il pendula, però andrà eliminata, e anche quest'altra qui a sinistra è troppo verticale, quindi dovremo andare a praticare praticamente un taglio e 2 tagli in maniera tale da salvaguardare questa branca, che diventerà sicuramente una branca primaria, quest'altra qui dietro, e all'altro lato al momento non abbiamo niente, però insomma, comunque ci possiamo accontentare per il momento. Quindi procediamo con questi tagli. Adesso, per completare l'opera al meglio, non ci rimane altro che legare la pianta al paletto, meglio con un legaccio in plastica non animato. Adesso non ci resta altro che aspettare appunto la risposta vegetativa ed eventualmente produttiva di questa pianta, e negli anni a venire andare a lavorare sulle scelte che abbiamo già fatto appunto per indirizzare lo sviluppo delle nostre branche. Come sempre vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!